Ciao da Alex, Ciao Andrea. siamo il fondatore di Gruppo Garanzia Immobiliare e autore del libro Ignoranza Immobiliare. In questo video, insieme ad Andrea, ti vogliamo parlare di quello che è una ricerca che molte persone fanno e soprattutto che ci chiedono, è come vendere casa. Come vendere casa oggi? Come vendere casa oggi al massimo valore di mercato, senza rischiare nulla? Quindi ogni giorno ci confrontiamo con queste casistiche e in questo video ti vogliamo proprio parlare di questo argomento, quindi come vendere casa oggi. Vendere casa oggi in realtà non è così facile, tanti lo danno per scontato, ma in realtà è una cosa molto molto difficile da fare, sia per te privato che ti stai approcciando appunto a questa esperienza, ma anche per l'agente immobiliare stesso che non ha saputo aggiornarsi, non ha saputo adeguarsi a quello che è stata l'evoluzione del mercato immobiliare. Diciamo che avrai visto anche te, hai toccato con mano l'evoluzione che c'è stata dal 2002 al 2008 fino al giorno d'oggi. E non parlo solo di una evoluzione di quello che è il mercato immobiliare, quindi delle varie crisi, ma un'evoluzione proprio dell'approccio che c'è a vendere casa. E quindi molti proprietari, proprio quando si cominciano ad approcciarsi a questa esperienza, cercano di trovare i migliori argomenti, migliori soluzioni, e in questo video ti vogliamo proprio parlare di queste soluzioni che puoi adottare e come soprattutto capirle, quali sono e come soprattutto tutelarti da quello che è l'agente immobiliare che non li conosce, perché l'unica cosa che ha fatto è solo aggiornarsi su quello che è l'internet, che magari oggi ha dato delle opportunità in più e utilizza questi 4-5 canali che ci sono a disposizione, come i siti online, casa.it, di Subito, Immobiliare, e dove vanno a pubblicizzare le case, e non c'è nessun tipo di strategia o tecnica per poter vendere in maniera concreta. Sia che ti trovi a vendere privatamente, sia con agenzia, oggi ti trovi in un mercato molto affollato, pieno di concorrenti. Ti trovi in mezzo a un sacco di altri proprietari che hanno la stessa tua esigenza, quella di vendere casa, appunto come abbiamo denominato questo nostro video, questo nostro articolo del blog. Ti trovi a dover competere con loro e a dover competere, che il tuo immobile a dover competere con i loro immobili. Noi abbiamo definito, essendoci specializzati solo nella compravendita di immobili residenziali, case e appartamenti, abbiamo denominato questa situazione come arena del mercato. Proprio l'arena, quindi un'area di combattimento dove vengono proprio dove c'è della concorrenza per chi vuole raggiungere lo stesso obiettivo, e quindi dove tu ti trovi a lottare con gli altri proprietari, con il tuo immobile e a voler vincere per vendere prima degli altri e nel miglior modo possibile, quindi al valore migliore. È una lotta all'ultimo sangue che fa anche alcune vittime, non fa vittime tra i proprietari, per carità, ma fa vittime in alcuni casi, in alcune case anzi, che vengono vendute veramente a un valore molto più basso del massimo valore realizzabile, quindi ci sono proprietari che perdono 10, 20, 30, 40 mila euro, insomma, in base poi alla dimensione dell'immobile e alle proporzioni. Purtroppo questa dinamica è dovuta alle scelte che fai come proprietario quando devi vendere case, che il mercato quasi impone. Perché non c'è un'alternativa valida al momento, pubblicizzata e diffusa, non c'è l'informazione che ci sia un metodo diverso di fare le cose. E purtroppo quindi queste scelte ti portano a mettere il tuo immobile sullo stesso piano di tutti gli altri. Quindi quando entri nel mercato fai le stesse cose che fanno tutti, le agenzie immobiliari comunque sposano questa politica, nel senso che continuano a fare tutto quello che fanno tutti gli altri, e quindi ti trovi a paragonare il tuo immobile a tutti gli altri simili al tuo sullo stesso livello, sulla stessa dinamica, con gli stessi parametri. L'unica cosa che puoi modificare tu quindi è il prezzo. Solo tagliando e limando il prezzo ti trovi a dover avere un vantaggio rispetto agli altri immobili. Questa è l'unica cosa che puoi fare. E purtroppo però questo è sbagliato. È sbagliato perché appunto ti fa entrare in una dinamica di svendita che non è corretta, perché in questo momento di mercato non devi credere che sia l'unico modo, ma ci sono delle alternative, ci sono degli strumenti diversi e validi che puoi utilizzare per vendere nei tempi giusti e dal massimo valore, senza perdere neanche un mese di tempo e senza perdere neanche 1.000 euro di valore da quello che è il tuo immobile, il tuo capitale. L'unica cosa
che noi ti consigliamo e che ti consigliamo di fare è scegliere una strada dove tu devi combattere dalla mattina alla sera per portare a casa il massimo del valore realizzabile in questo momento di mercato, e non devi mai farti abbattere da tutte queste informazioni che ricevi, mediatiche, dall'agente immobiliare generalista che ti dice che è colpa del mercato, che è colpa delle banche, che è colpa del cliente, della crisi, eccetera. Non farti abbindolare da queste informazioni. Punta sempre a trovare sul mercato uno specialista che sa quello che fa e che ti può garantire il valore. E soprattutto ricordati bene queste due strategie: per far sì che tu realizzi il massimo del valore realizzabile devi conoscere il giusto valore e devi avere il giusto metodo. Senza queste due strategie non si va da nessuna parte. Se non si conosce il giusto valore, quindi quanto realmente possiamo realizzare, e il giusto metodo, come mi devo muovere per poter ottenere il massimo del valore e soprattutto rendere la vendita sicura e vendere casa in maniera corretta, non si va da nessuna parte. Quindi qual è la differenza effettiva tra muoversi individuando e puntando sempre al massimo valore realizzabile e quello che è invece fare una vendita comune facendo quello che fanno tutti gli altri? Questa differenza sta appunto nel, dopo aver individuato il giusto valore, nell'applicare il giusto metodo, quindi la sequenza di azioni che ti consente di uscire da quella che dicevamo prima arena del mercato, quindi quel confronto che subisci con gli altri immobili simili al tuo. Quindi di differenziarti nella promozione, nella proposta al pubblico del tuo immobile. Questo si fa in tanti modi, con dei servizi fotografici, con degli strumenti di tour virtuale che ti consentono di scremare molto le visite, con certificando la conformità del tuo immobile a tutti gli incartamenti, procurandoti delle planimetrie 3D digitali con le misurazioni, le quotazioni al posto della solita fotocopia vecchia della planimetria catastale vecchissima, utilizzando i social in maniera praticamente efficace, commerciale e scientifica, appunto, con dei metodi testati. Tutte cose che però sono difficili per te privatamente, ma nonostante siano difficili non devi, come diceva prima Alex, accettare i consigli che ti vengono dati di muoverti appunto allo stesso modo degli altri, di fare tutte le stesse cose, di mettere il cartello, di fare gli annuncetti sui siti, questi micro investimenti insomma che non ti portano a niente, anzi ti portano ad allungare il tempo di esposizione sul mercato. È come, adesso mi è venuto sto paragone in testa, stare al sole senza crema a mezzogiorno, ok? Più tempo ci stai, più c'è la possibilità che tu ti scotti, e questa è la tua casa sul mercato. Quindi non hai la crema protettiva, non sei stato tutelato all'inizio certificando la casa, non hai il giusto valore, non hai il giusto metodo. Questa è la prima causa di svendita che vediamo quotidianamente purtroppo e che i proprietari accettano non avendo le informazioni giuste. Però quando ti trovi adesso a scegliere un agente devi cercare appunto di individuare quello che non è un generalista, qualcuno che fa quel lavoro, che ti consiglia queste cose e che fa nel frattempo altre 100 cose. Quindi fa amministrazioni condominiali, locazioni, affitti, vende aziende, vende negozi, capannoni, terreni agricoli, fa consulenza tributaria, fa mutui, fa insomma tutte queste cose qui. 8 ore di lavoro al giorno fa 10 cose, ok? Mentre c'è nel mercato chi si è specializzato, chi ha scelto appunto una sola cosa e di farla per quelle 8, anzi 10 ore al giorno, perché magari lavora anche di più, e fa un'unica cosa. Quindi capisci che questo ti consente di avere strumenti evoluti che appunto privatamente non potresti utilizzare perché sono veramente difficili da applicare e da recuperare. Avresti anche una cronologia delle azioni da fare per avere un piano marketing massiccio e studiato e testato, collaudato, che ti consente di arrivare all'obiettivo di non svendere, non perdere nessun migliaio di euro dal tuo valore, vendere al massimo valore realizzabile. Quindi devi evitare appunto di affidarti a quelle agenzie primitive che hanno come sport preferito la svendita, che accettano senza dirti niente, senza parlarti di documenti, che accettano il tuo valore, vengono, fanno due foto col cellulare, prendono una planimetria e vanno via. E devi accettare invece, devi cercare, puntare ad un agente immobiliare specializzato che
ha come priorità il massimo valore realizzabile e può fornirti quindi il giusto valore ed il giusto metodo, un metodo forte che può farti vincere sul mercato, vincere nell'arena del mercato e non essere invece una vittima, l'ennesimo proprietario che svende casa. E se desideri incontrare uno specialista, noi mettiamo a disposizione su questo video, troverai il link sul blog o sul canale YouTube, dipende da dove ci stai guardando, e puoi richiedere una consulenza di grande valore che noi diamo in omaggio per chi ci vede attraverso questo mezzo, così potrai veramente fare chiarezza su quello che è il procedimento giusto per vendere casa, su quelli che sono i passi giusti, tutelato dal primo passo fino all'ultimo, senza rischi di penali, di cause, di pensieri, di non dormire la notte, e con un progetto chiaro di cambio casa che va dal primo giorno di vendita all'ultimo. E soprattutto parliamoci chiaro, si tratta della tua casa, dei tuoi soldi, del patrimonio più grande che hai magari. Quindi utilizzare questi strumenti di cui ha parlato Andrei, individuare questo professionista, ti renderà vincente e non ti capiterà quello che è successo e che succede tante volte al 90% dei proprietari che non conoscono queste strategie. Quindi se ti è piaciuto il video, ti chiediamo di condividerlo magari con persone che conosci, che stanno vendendo e hanno voglia di vendere casa senza appunto nessun tipo di rischio e in maniera proprio trasparente al massimo valore. Scrivici qui sotto. Quindi, come diciamo a fine di ogni video, ci vediamo presto nel mercato immobiliare.